cavallo subisce una visita clinica generale e poi vengono valutate le due andature di passo e trotto per andare a investigare la presenza di eventuali zoppie che possano precludere la partecipazione del cavallo alla sartiglia. Contestualmente vengono anche valutati i cavalli per quanto riguarda il premio o dei cavalli anglo-arabi e derivati. Una giuria speciale qui all'esterno di questo maneggio valuta i cavalli che rientrano nella categoria dei cavalli anglo-arabi nati in Sardegna. La Fondazione Sartiglia ha istituito un premio individuale per la pariglia composta da 3 cavalli che rientrano in questa categoria. Questo è importante in una sto scaldo in un minuto so depena era una corsa in una situazione un po' particolare, no, si prende giù io mentre sa sartiglia tutto sa zenta furre e depena essere in un equilibrio perfetto, una musa se non è in questa gasi non è possibile su caddu potete distruppiare caddu e cadere se zenti la bada furri pure insomma. Qualche anno la Fondazione ci ha coinvolto in questo progetto di valutazione e valorizzazione dell'utilizzo del cavallo sardo appunto durante la manifestazione e questo ci consente di valorizzare questo momento anche con la presenza degli studenti e quindi di introdurre gli studenti in questo mondo del cavallo così complesso ma così affascinante. C'è una manifestazione che è mirata a una valutazione morfologica del cavallo anglo-arabo, nel caso nostro specifico, che si concluderà con una classifica, quindi una graduatoria che determinerà il cavallo migliore sotto l'aspetto morfo-funzionale, che è ciò che noi 3 giudici valutiamo in questo contesto.